quest'anno abbiamo festeggiato 20 anni dall'entrata dell'euro, no? La moneta unica, e abbiamo visto risultati, no? Distruzione dell'economia, svuotamento della democrazia, cancellazione della nostra Costituzione. E essere entrati in una moneta unica, aver rinunciato alla nostra banca centrale, essere appoggiati alla BCE, alla banca estera, praticamente ha depauperato un po' la prerogativa di uno Stato sovrano, quello di emettere moneta. Okay? Quindi noi siamo praticamente servi delle politiche neoliberiste di Bruxelles, no? Delle politiche finanziarie speculative anche, e noi dobbiamo praticamente ubbidire alle norme che ci chiede l'UE. Non l'Europa, l'UE, l'Unione Europea, per non dimenticare adesso che il prossimo anno, già arriviamo 2 anni di pandemia che ci ha distrutto l'economia, e il prossimo anno non ci dimentichiamo che c'è il patto di stabilità, perché l'Europa ha allentato la cinghia in questi anni di pandemia. Il prossimo anno, 2023, l'Europa ce lo chiede, l'Unione Europea, quindi sarà una macelleria sociale alla Monti. Quindi, come vedi, questa moneta unica, aver rinunciato alla nostra banca centrale, questo.